ci troviamo al villaggio Urra, la parte finale del villaggio Urra, appunto, corrispondente con la tratta ferrata che è di collegamento tra la città di Messina e la città di Catania, e precisamente nella parte monte della stazione della metroferrovia di Contessa. C'era lo scalo Santa Cecilia e poi lo scalo a Contessa, scalo merci, e quindi si lavorava pomeriggio, mattina e notte qua. Praticamente la ferrovia allora si lavorava con le merci, quindi era sempre pieno. Viene da piangere a pensare di com'era il lavoro che c'era e questo deserto, ormai questo abbandono, ormai sono anni. Sono anni che state dicendo. Sì, sono anni. Quindi sia lo scalo di Santa Cecilia sia lo scalo di Contessa, quindi non ha più ragione di esistere. Questa è la situazione. Noi abbiamo un'area abbandonata in una zona dove potrebbe nascere un sacco di cose. È palese l'abbandono da parte di RFI delle proprie aree. E la seconda municipalità più volte ha richiesto appunto una inversione di tendenza con l'aiuto del comune, chiedendo l'aiuto a RFI con la cessione anche gratuita, con una convenzione stipulata tra il comune di Messina e RFI appunto per la realizzazione di un parco urbano, un centro sportivo, un polmone verde del nostro quartiere che potrebbe essere anche usufruito da parte da tutta la cittadinanza messinese. Per quanto riguarda queste aree qua, sono state più volte richieste da parte della municipalità, ma senza avere mai nessuna risposta da parte di RFI anche al comune di Messina. Possiamo dire che anche da quest'area può essere raggiunto il litorale della seconda circoscrizione, con l'accesso più a nord di Vico San Francesco, adesso via Monaco, e più a sud della via Contessa, litorale che è stato tolto finalmente dopo 50 anni degli scarichi fognari da parte di AMAM. Qualche ingresso è stato bonificato da parte di volontari con l'aiuto della Messina Servizi ed è stato reso usufruibile da parte della cittadinanza dalla scorsa estate. Ulteriore valvola di sfogo per la viabilità del villaggio Urra potrebbe essere anche appunto l'apertura di questa strada di collegamento con la via Contessa Beatrice e con la via Contessa. Abbiamo avuto noi l'ok da parte dei dipartimenti competenti sulla fattibilità del progetto, poi abbandonato prima del Covid, pensiamo di rimettere tutti insieme i tasselli per portare a termine il lavoro, richiedendo all'amministrazione comunale appunto l'apertura di questo varco carrabile, che consentirebbe sia il raggiungimento del villaggio Urra da parte della via Calispera che della via Contessa Beatrice, creando anche appunto una scappatoia in caso di emergenza di protezione civile. Servirebbe anche per raggiungere la stazione della metroferrovia qualora venisse affrontato la nostra richiesta con il raggiungimento della parte monte della stazione della metroferrovia. La proposta più efficace che potrebbe trovare una soluzione alla realizzazione della strada di collegamento tra la stazione della metroferrovia e il villaggio Urra è appunto alle nostre spalle, collegando il binario 2 con la parte finale del villaggio Urra, una strada di una settantina di metri, e sarebbe la soluzione più ideale e meno costosa per l'amministrazione comunale qualora gli venisse concessa l'adozione delle aree.